non riempiono di contenuti, che se la politica fosse l'arte del governare e del fare, il dibattito politico avrebbe molto senso, perché chiarirebbe le posizioni, darebbe le linee guida e programmatiche per una corretta amministrazione. Il problema è quando viene un sindaco e ci porta a comprare e fare il bene, come si dice in gergo, diventa difficile calibrare i propri interventi politici per come io intendo la politica. Però prioritariamente rispetto al dibattito politico, perché è notizia di questi giorni, io voglio, mi sento obbligato a fare un passaggio sulla situazione del dipendente comunale Nando Sorise. Vedete, io prima di iniziare la mia carriera politica sono stato giornalista, pubblicista, anche con i preziosi consigli del decano Sorise, che vedo ha sempre aiutato il giornalismo e soprattutto quello che dovrebbe rappresentare il giornalismo, la libera esposizione delle proprie idee. Che lui l'abbia fatto pur ricoprendo un incarico comunale, ciò nulla dica, nulla dice, nemmeno la legge riguardo a una cosa del genere, perché tanto Sorise è un libero cittadino, nonché un dipendente comunale. Ed essere dipendenti comunali non significa obbligatoriamente avere delle idee politiche di legge. Se è dipendente comunale, devi essere via con l'amministrazione. Io per la mia attività giornalistica scrissi un articolo sui dipendenti con lo scudetto. All'epoca si parlava dei dipendenti, all'epoca era l'epoca dell'amministrazione Ferrara, quando queste pratiche, spostamento dei dipendenti per ragioni punitive erano all'ordine del giorno. E molti accordi, molte persone che oggi coprono i posti di forze all'epoca erano soggetti a trattamenti di sfavore e punitivi. E allora, vedete, il discorso è sempre quello, bisogna uscire da quella logica di sistema per cui il dipendente che non ti ha votato non è il dipendente che io posso favorire. Che tanto Sorise scriva e sia direttore responsabile del giornale Casoria 2, questo lo sappiamo da più di 30 anni. E allora, se conosci un minimo le idee di Nando Sorise, sai che su determinate cose nulla se lo potrà far trovare in squadra con te. E allora, se avevi questa esigenza, caro sindaco, vai via troppo spesso per poter partecipare. Il soggetto che ti mettevi in squadra e ritenevi che per stare nel tuo stato bisognasse essere in linea con quelle che erano le tue direttive, se sono le tue, non te lo mettevi proprio in squadra a questo punto. Mi sembra una cosa più che logica. Della potenza che
superato questo argomento, vorrei scendere finalmente nel concreto del dibattito politico e ricordare che il dibattito politico non sono solo parole di libertà. Il dibattito politico, e adesso io mi riferisco ai miei cittadini, alle persone che non sono solo pubblico ma sono cittadinanza attiva, che si vanno a votare, dal momento che ai miei colleghi consiglieri, quello che dice il consigliere politico da un orecchio entra e dall'altro esce, io mi rivolgo ai cittadini, l'unica persona che possono influenzare in futuro con il loro voto le nostre scelte. E dico, il dibattito politico ha un senso, che il momento in cui noi lo andiamo a riempire gli atti programmatici, viene il dito che ci dico, io la spendo e io la voglio attuare così, voglio tagliare qua, 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 qua e qua, voi siete d'accordo? E noi questo ci aspettavamo che venisse fatto dopo una serie di comunicati stampa nel quale si diceva di voler invertire la rotta. Guardate, non mi appassiona il dibattito sulle cariche, il dibattito sull'assessore, chi deve fare l'assessore, chi non deve fare l'assessore, se deve a uno mentre a un altro. Francamente, non rientra nelle mie porte, non è mai entrato. Quello che avrei voluto semplicemente dire al sindaco è questo. A me la giunta va bene anche come sta, tutti i personaggi che la rappresentano, persone sicuramente di speciata moralità, e non svincolare dalle loro responsabilità. E individuare un inquadramento, individuare degli obiettivi. Se oggi siamo a 3 anni dalla nostra elezione, guardate, io ve lo